Un uomo 39enne residente nel quartiere Borgo Vittoria è stato travolto e ucciso martedì sera da un'auto civetta della polizia, nonostante l'agente alla guida abbia cercato in tutti i modi di evitare il pedone. Il 2015 è stato un anno in cui abbiamo ottenuto risultati più che soddisfacenti in tutti i campi. È positivo il bilancio di fine anno tracciato dal presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Abbiamo trovato i conti in una situazione disastrosa, ricorda, e finalmente siamo riusciti ad approvare un bilancio vero e trasparente. Il bilancio dell'agricoltura in Piemonte. Un 2015 straordinario per alcune produzioni, spiega Giorgio Ferrero, assessore all'agricoltura per la Regione Piemonte. In particolare è anche un'annata importante perché prende il via il piano di sviluppo rurale. Mille torinesi in difficoltà serviti a tavola da 170 volontari, tra cui il sindaco di Torino Fassino e l'arcivescovo Nosiglia. Per il quinto anno consecutivo è tornato Cena a Mille, l'appuntamento che il Banco Alimentare del Piemonte con la città di Torino dedica ai bisognosi. Ben ritrovati con il telegiornale di GRP. Un uomo 39enne residente nel quartiere Borgo Vittoria è stato travolto e ucciso martedì sera da un'auto civetta della polizia. L'agente alla guida ha cercato in tutti i modi di evitarlo. Inutili soccorsi del 118. Erano quasi le 9 di martedì sera quando a Torino si è verificato un gravissimo incidente stradale. Un'auto della polizia ha travolto e ucciso un 39enne. La tragedia è avvenuta nel quartiere Borgo Vittoria. La vittima risiedeva nella zona. Secondo i primi testimoni, l'uomo era sceso dal pullman della linea 2 e, nonostante barcollasse, aveva deciso di attraversare la strada, ignorando le strisce pedonali distanti appena una cinquantina di metri. Era in via Chiesa della Salute, diretto da Via Breglio a Via Reis Romoli. In quel momento sopraggiungeva l'auto. La gente alla guida ha cercato in tutti i modi di evitarlo, starzando di lato. Quel tratto di strada è soggetto al limite dei 70 km/h. L'urto violento è avvenuto nella carreggiata centrale del corso all'altezza del civico 58. L'auto della Polizia di Stato viaggiava in direzione Piazza Rebaudengo. Era condotta da un poliziotto di 26 anni, risultato negativo ai pretest. Il giovane era uscito poco prima dalla sede della scientifica di via Tirreno. Aveva appena portato la droga ad analizzare dopo averla sequestrata nel pomeriggio da un pusher. Stava quindi tornando al commissariato Barriera di Milano dove presta servizio. Dopo l'impatto è sceso per soccorrere l'uomo in fin di vita. Il veicolo è un'autocivetta, priva cioè dei contrassegni della polizia e di altri dispositivi di segnalazione. Sull'asfalto non sono stati trovati segni di frenata. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha chiuso per due ore il tratto di corso Grosseto. La zona, contrariamente ad altre strade torinesi, non è tra i punti più pericolosi della città, sono altre le vie a cui spetta il triste primato. Nonostante questo, i residenti di Borgo Vittoria restano esasperati e preoccupati per i rischi che la circolazione provoca in quell'area. La cronaca è caccia a due banditi che questa mattina a Rondissone nel Torinese hanno rapinato la filiale eh, di una banca in piazza Roma proprio a fianco della chiesa parrocchiale. I malviventi, secondo le prime informazioni, non erano armati e hanno agito a volto scoperto. E poi sono, si sono fatti consegnare il denaro della cassa, circa 2.000 euro, e poi sono fuggiti, indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso. Ed è esplosivo della seconda guerra mondiale, è stato ritrovato invece in un campo di località isolone vicino al fiume Tanaro nei pressi di Asti. I carabinieri hanno recuperato 11 kg di, e mezzo di tritolo di tipo militare suddiviso in 45 formelle contenute in un sacco nero. Sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'arma sulla provenienza del materiale. Il 2015 è stato un anno, cambiamo, pagina, cambiamo voltiamo pagina naturalmente, un anno in cui abbiamo ottenuto risultati più che soddisfacenti in tutti i campi. È positivo il bilancio di fine anno tracciato dal Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Abbiamo trovato i conti in una situazione disastrosa e finalmente siamo riusciti a approvare un bilancio vero e trasparente, dice. La sanità, altra nota dolente prima del nostro arrivo, è finalmente governata con un riordino che migliora la qualità dei servizi. Infine, non meno importante, abbiamo messo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per favorire lo sviluppo e la coesione sociale. Resta per il Presidente Chiamparino l'angoscia per le famiglie che, a inizio 2016, con la fine della Cassa Interroga, non avranno più lavoro e reddito. Sono 30.000 lavoratori che, nell'arco del 2016, perderanno gli ammortizzatori. Ma sentiamo le parole del Presidente. Possiamo partire con il bilancio, ad esempio? Mi sembrava soddisfatto durante la conferenza stampa. Ma direi che. La abbiamo finalmente, dopo un anno di lavoro intenso, un bilancio che è un bilancio vero, trasparente, che consente a questo punto di accompagnare delle politiche senza il rischio di ritrovarsi, come è successo quando siamo arrivati qui, dei debiti fuori bilancio oppure dei falsi crediti che ci impedivano di avere delle certezze. Quindi adesso abbiamo un bilancio che risanato, trasparente, che non, non ha inciso in modo significativo su politiche sensibili, non ci sono riduzioni alla cultura, non ci sono riduzioni alle politiche sociali, non ci sono riduzioni ai trasporti pubblici significative e non ha aumentato la pressione fiscale esattamente come ci eravamo impegnati a fare. Il primo cambiamento è che eh, avendo finalmente anche lì messo a posto i bilanci, che ricordo dal 2012 non venivano approvati, i consuntivi, io ho buone ragioni per ritenere che quando approveremo in primavera i consuntivi di quest'anno e il 2015, il Piemonte uscirà dal piano di rientro. Questo vorrà, poter, vorrà, vorrà dire poter tornare ad assumere secondo le esigenze. Vorrà dire, poter utilizzare discrezionalmente i fondi sanitari senza i vincoli imposti dal Ministero dell'Economia come è stato in tutti questi anni. Abbiamo attuato un riordino della rete ospedaliera, della rete della medicina territoriale che ha l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini senza aumentare i ticket, senza toccare, diciamo, senza nessun incremento di entrate. Terzo, abbiamo impostato un piano di nuova edilizia ospedaliera che a cominciare dalla città dalla città della salute di Torino, dal, Verbano, dal nuovo ospedale del Verbano Cusiossola, dal nuovo ospedale di Moncaglieri Chieri Carmagnola potranno e dalla città della salute di Novara consentiranno di, eh, di migliorare la, le strutture ospedaliere che non dimentichiamo in Piemonte sono mediamente vecchie di 80 anni. 80 anni migliorare quindi la qualità del servizio e ridurre anche significativamente i costi, oltre che di offrire l'occasione per innovare anche il modo di fare diagnosi e terapia eh, negli ospedali. Naturalmente in prima, insieme alla costruzione di questi nuovi ospedali, c'è il completamento di quelli in corso, a cominciare da quello di Verduno, che... Come promesso, a fine 2016-inizio 2017 entrerà in funzione. Migliaia di lavoratori, appunto, la Cassa integrazione, che cosa dice a loro per il 2016? Che cosa augura loro? Guardi, quella è davvero la, la questione che mi preoccupa di più perché l'idea di pensare, il solo pensare che ci siano delle famiglie che non hanno più lavoro e non hanno un reddito che li sostenga è, è una questione che non lascia dormire di notte. Noi abbiamo messo in campo quello che possiamo fare, una politica che nell'arco dell'anno mette in campo 67 milioni di finanziamenti per varie forme di accompagnamento al lavoro, da subito ci sono circa 6 milioni che possono servire per quelle 3.000 persone circa che stimiamo essere le situazioni più critiche e più immediate. Sì, si è svolta anche l'ispezione della task force istituita dal Ministero della Salute, composta da rappresentanti di Ministero, Agenas, NAS, Regioni e società scientifiche per valutare l'evento che si era eh, verificato in sala parto dell'ospedale Sant'Anna di Torino, ve lo ricorderete, quella eh, triste vicenda per cui era morta, sono morte sia la mamma sia la sua bambina proprio durante il parto. Erano presenti alla alla a questa ispezione ha anche la direzione strategica dirigenti professionisti sanitari della Città della Salute e della Scienza di Torino. È stato verificato il percorso clinico della persona assistita e i componenti della task force si sono riservati di presentare una dettagliata relazione al Ministero della Salute. A riguardo l'ospedale Sant'Anna non ritiene vi siano state criticità cliniche e strutturali da parte del personale operante né della struttura stessa. Sembrerebbe essersi trattato di una complicanza rarissima e imprevedibile. E adesso intanto torniamo sulle parole, eh, de, sulle parole che già, di cui abbiamo già parlato ieri, appunto c'è stato un movimento, diciamo in qualche modo c'è stata una manifestazione eh, nei confronti delle, degli, 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 dei villaggi abusivi o considerati abusivi, insomma, degli, dei, dei Rom. Allora sentiamo ancora che cosa ci hanno detto su questo tema. L'amministrazione guidata da Piero Fassino ha presentato un piano rom che a voi non convince per nulla. In alternativa voi cosa proponete? Ma innanzitutto non è possibile dare la casa a tutti quelli che la chiedono, perché ci sono moltissimi italiani che aspirano a una casa, non ce l'hanno, vivono addirittura in macchina con le famiglie. Però bisogna specificare, ci sono tre tipi di Rom, ci sono gli italiani, i cosiddetti sinti, quelli che da cinque secoli sono piemontesi. Questi hanno diritto, se lo vorranno e se vorranno smettere di fare i nomadi, ad avere una casa popolare, hanno molti figli e quindi potranno avere questo diritto. La stessa cosa vale per i comunitari, cioè per gli europei, i rumeni, i bulgari e così via. Invece per gli extracomunitari non ci sono soluzioni di sorte, bisogna sbaraccarli e bisogna... Bisogna farle andare da qualche altra parte, non avendo loro il diritto di stare nelle case eh, popolari al pari dei cittadini italiani. Eh, L'amministrazione Fassino fa firmare un documento di emersione dall'illegalità. Voi eh, questo documento lo farete firmare lo, o lo cancellerete dall'agenda dall dell'amministrazione? Dell eh sì, noi partiamo da un presupposto, per uscire dall'illegalità bisogna anche rispettare ciò che viene fatto per te. Molti Roma a Torino, molti campi Roma hanno avuto le case costruite dall'amministrazione, hanno avuto i servizi igienici e quant'altro. Siamo andati a vederle. I servizi igienici sono stati distrutti, le case sono state distrutte. E quindi è evidente che noi vogliamo parlare con persone civili. Se uno, torno a dire, smette di fare il nomade smette di vivere in mezzo alla mondezza e sceglie di vivere come tutti i cittadini di, di buona creanza, di buon costume, ma noi siamo contentissimi per lui, diventi uno di noi, diventi uno stanziale come noi, diventi una persona che vive con i suoi figli, che li manda a scuola, che cresce in una situazione di legalità. Ci sono però delle differenze, che l'emersione della legalità se riguarda un italiano o se riguarda un sintice, cioè, o se riguarda un rumeno o un bulgaro è di un conto perché ti consente di ottenere la casa popolare, se sei un extra comunitario a questo diritto non, non, non puoi accedere. Parliamo ora di agricoltura. Il bilancio dell'agricoltura in Piemonte, un 2015 straordinario per alcune produzioni, dice Giorgio Ferrero, l'assessore all'agricoltura. In particolare è anche un'annata importante perché prende il via il piano di sviluppo rurale. Assessore Ferrero, con la chiusura del 2015 tracciamo un bilancio per l'agricoltura in Piemonte. Il bilancio diciamo un po' complesso, possiamo dire che però l'annata è stata un'annata straordinaria per alcune produzioni, citiamo il vino in particolare. È anche un'annata importante perché prende via il piano di sviluppo rurale, quindi abbiamo aperto i primi bandi, abbiamo dato continuità ai bandi sull'agroambiente. 2016 sarà un anno molto impegnativo, gli imprenditori agricoli aspettano da anni questa opportunità che cadenzeremo tutti gli anni e quindi daremo la possibilità eh, con calma alle aziende e agli imprenditori di dare un po' di soddisfazione alle loro aspettative. Quali scenari si apriranno allora nel 2016? Beh, 2016 eh, speriamo intanto una ripresa dei mercati, abbiamo un po' di difficoltà sia sul mercato interno sia su alcuni mercati esterni, faccio l'esempio quello russo che eh, insomma, soffre ancora delle dinamiche eh, di sanzioni dell'Unione Europea e quindi di eh, alcune chiusure rispetto ai nostri prodotti. Ci sono buone notizie dal governo c'è un momento di anche crisi rispetto ad alcuni mercati tradizionali che più che crisi direi di cambiamento dell'abitudine e quindi bisogna riposizionarsi, cercare mercati nuovi perché noi siamo una regione che produce alta qualità e la fa conoscere un po' in tutto il mondo Ha citato il piano di sviluppo rurale, avrà un ruolo importante? Ah sì, è uno strumento di aiuto sia sul imprese per gli investimenti sia rispetto ai giovani eh, che si avvicinano al settore agricolo che comunque decidono di investire lì il loro futuro lavorativo eh, abbiamo aspettative di fare un buon lavoro così come la chiusura di quello vecchio che si è chiuso in questi giorni con performance di pagamento superiore al 98% quindi possiamo dire con, eh, senza paura di essere smentiti che la regione Piemonte è una regione che ha utilizzato bene e tanti eh, i fondi europei e quindi in questo ci sentiamo virtuosi. L'agricoltura al di là della sua funzione produttiva ha anche una funzione eh, a livello paesaggistico? Sì, ne parliamo anche in questa occasione rispetto al valore paesaggistico. Noi non vendiamo solo prodotti agricoli, vendiamo anche il territorio da cui questi prodotti vengono e quindi vendiamo un'emozione insieme al prodotto e abbiamo bisogno che questa emozione, che è un valore aggiunto, sia un valore aggiunto importante. Quindi abbiamo bisogno che il territorio sia bello, sia fruibile, che evochi cose positive nelle persone che acquistano i prodotti piemontesi. Ecco, abbiamo parlato di agricoltura, parliamo soprattutto allora di vigneti, l'abbiamo sentito, no? E per il 2015 è stata un'annata importante per, per i vini e allora ci sono anche degli aiuti che possono arrivare per i produttori di, di vino, per i viticoltori. 9,3 milioni di euro per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti, la misura prevista dal programma nazionale per il sostegno alla viticoltura, aiuterà la competitività del vino piemontese, favorendo il rinnovo di impianti obsoleti o la riconversione delle varietà di uva da vino. Gli aiuti andranno a chi estirpa e rimpianta un vigneto, anche a seguito di una malattia o migliora le tecniche di gestione e coltivazione del vigneto stesso. Il brindisi di San Silvestro sarà rigorosamente italiano e all'insegna della qualità. Lo afferma Domenico Zonin, presidente dell'Unione Italiana Vini, organizzazione che rappresenta oltre il 50% del fatturato nazionale nel settore del commercio vinicolo e l'85% dell'export. Secondo stime dell'Osservatorio del Vino promosso dall'Unione Italiana Vini, saranno oltre 56 milioni le bottiglie di bollicine tricolore stappate complessivamente durante queste feste, contro i 2 milioni e mezzo di quelle straniere. Il consumo sarà marcatamente spostato verso gli spumanti di qualità, quindi con un'indicazione geografica specifica. Dalle stime dell'Osservatorio del Vino, sulla base dei dati elaborati, emerge che il comparto nazionale dei vini spumanti chiuderà il 2015 con una produzione di 519 milioni di bottiglie, più 10% rispetto al 2014. Tiene il mercato interno con una crescita annua del 7% e un incremento medio dei consumi del 4%. Desidero ringraziare, conclude il Presidente Zonin, i milioni di consumatori italiani che continuano a scegliere bollicine tricolori, gratificando le centinaia di migliaia di lavoratori che operano ogni giorno nelle nostre vigne e nelle nostre cantine per regalarci un prodotto diventato simbolo e vanto del Made in Italy nel mondo. E in Piemonte il vino è sempre più importante. Il settore vitivinicolo, con un incremento del 29,3% del valore della produzione lorda, traina nel 2015 dell'agricoltura in Piemonte, che nel complesso ha comunque tenuto. La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessore all'agricoltura Ferrero, ha destinato quindi 9,3 milioni di euro alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti piemontesi. La misura, prevista dal Programma Nazionale per il Sostegno alla Viticoltura, aiuterà la competitività del vino piemontese, favorendo il rinnovo di impianti obsoleti o la riconversione della varietà di uva da vino. Gli aiuti andranno a chi estirpa o reimpianta un vigneto, anche a seguito di una malattia che obbliga a interventi radicali o migliora le tecniche di gestione e coltivazione del vigneto stesso. È un'operazione molto importante, dice l'assessore Ferrero, per quantità di risorse investite e impatto che possono avere sui 47.000 ettari coltivati. Migliorare le caratteristiche strutturali dei nostri vigneti è fondamentale per rafforzare e migliorare la nostra penetrazione sui mercati internazionali. Non manca poi l'attenzione al paesaggio con un incentivo nel punteggio per chi utilizza nella ristrutturazione dei pali interamente in legno. Anche l'estetica è importante. Voltiamo pagina, mille torinesi in difficoltà serviti a tavola da 170 volontari, tra cui anche il sindaco Piero Fassino e l'arcivescovo Monsignor Nosiglia. Torna per il quinto anno consecutivo cena a mille, un appuntamento che il Banco Alimentare del Piemonte con la città di Torino dedica ai bisognosi. E gli chef erano tutti stellati Michelin. Quinta edizione per la cena a mille. Ci sono molti pranzi o cene in questo periodo destinati magari alle persone più in difficoltà. La peculiarità però è il fatto che in questo caso ci siano cibi di alta qualità proposti da chef stellati, da veri sommelier in un contesto molto elegante. Perché questa scelta? Ma perché eh, fin dall'inizio abbiamo voluto fare una vera e propria festa. Una festa che da una parte fosse anche un segnale di speranza e di fiducia, di ottimismo per queste persone. E come farlo per noi Banco Alimentare? Proponendo una cena molto curata da un punto di vista della preparazione del cibo, ma dall'allestimento, dal tavolo, dalla tovaglia, dai piatti e dai bicchieri di cristallo, cosa che abitualmente a volte nelle mense dove queste persone vanno a mangiare non accade. Ecco, almeno una volta all'anno vogliamo che questo sia un segnale forte e chiaro di attenzione nei loro confronti, ma anche di speranza, di speranza affinché possano riemergere da questa situazione di difficoltà che da troppo tempo attanaglia la loro vita. Chi sono queste persone? Chi sono gli invitati? Beh le persone sono eh, invitate dalle associazioni eh, convenzionate con il Banco Alimentare, sono persone ahimè normali. Dico ahimè perché eh, bisogna un po' sfatare il mito dei poveri come una categoria a sé. Ci sono piccoli imprenditori che, magari, fino a 3-4 anni fa avevano un'impresa con 3-4 dipendenti. Poi la crisi, chiude l'impresa, fallisce. Guai con la giustizia, con Equitalia, magari guai con la famiglia per cui divorziano e di colpo si trovano a dormire in garage e a mangiare nelle mense per indigenti. Sono persone normali, sono spesso i nostri vicini di casa che non sappiamo essere in queste condizioni. Quinta edizione, dunque le altre, le altre volte com'è andata, che cosa le hanno detto poi gli ospiti alla fine della serata? Beh, ci sono episodi commoventi, alcuni li abbiamo anche riportati nel nostro bilancio sociale. C'è in particolare un episodio che ricordo, una nostra volontaria che all'inizio era un po' scettica, diceva ma con questo sforzo, con questo impegno, magari potremmo invitarne 2.000, 3.000, facendo una cosa un po' meno, un po meno grande, un po' meno bella, un po' meno curata. Poi all'accoglienza, alla porta, ha visto una persona un po' dimessa che entrando... È rimasta stupita, ha guardato e ha detto ma tutto questo è per me e ha detto sì è per te, è per voi. Al che eh, questo signore ha chiesto se c'era un bagno e nell'indicarglielo alla volontaria ha notato che ha tirato fuori dal taschino un pettine anche un po' sdentato per andarsi a rassettare i capelli e rendersi degno anche lui. Ecco, l'attenzione alla dignità e alla alla persona è uno dei punti fondamentali per noi, anche attraverso la bellezza. In parte ha già risposto infine perché allora una serata così bella appunto quando poi ce n'è bisogno tutto l'anno? Beh perché il desiderio di bellezza così come di giustizia è degno ed è un'aspirazione di tutti gli uomini. E non va negato a nessuno e bisogna avere la concezione che questo può essere, anzi deve essere dato come offerta e possibilità anche alle persone che sono in difficoltà. E noi riteniamo che a maggior ragione il nostro impegno deve essere rivolto verso queste persone. Oggi si passa da interventi locali a una strategia nazionale con un coordinamento permanente che monitori la situazione e gestisca le misure messe in campo. Si è fatto un passo avanti per adottare provvedimenti di natura strutturale che incidano sulla qualità ambientale del Paese. È la prima volta che si mette in campo quindi una vera e propria strategia nazionale. Dice il presidente del Lance, il sindaco di Torino, Piero Fassino. Tutte le grandi città hanno da tempo messo in campo una serie di misure che hanno ottenuto risultati, ha detto Fassino, che ha reso, not che ha reso noto che Torino registra già almeno 22% di emissioni di CO2 rispetto al passato. Proseguendo così nel 2020 le emissioni saranno almeno 30%. Il problema, tuttavia, non è in esaurimento e occorre consolidare i provvedimenti assunti finora di qui la strategia nazionale messa in campo oggi. Finora non avevamo le linee guida da cui movime, da di cui da questo momento disponiamo e che dovrebbero facilitare l'adozione di prerogative e, e linee d'azione omogenee. Poi ovviamente ogni sindaco continua a avere i propri poteri di cui già dispone con, ha concluso appunto Fassino. E d'altra parte limita la circolazione dei veicoli anche ad astri dal 2 al 6 gennaio, dalle 10 alle 16 e autobus urbani gratuiti dal 31 dicembre al 6 gennaio. Lo prevede l'ordinanza del Sindaco e di Asti. Il divieto assoluto di circolazione su tutto il territorio comunale vale per i veicoli più vecchi e inquinanti, Euro 0, 1, 2, 3, mentre per gli altri la circolazione sarà limitata in diverse zone della città, raddoppiando così l'estensione della ZTL. L'ordinanza prevede anche limitazione al riscaldamento e lavaggi straordinari delle strade, indossando un maglioncino in più, dice il sindaco e facendo qualche passo a piedi si può contribuire a superare questa fase acuta di inquinamento. E poi concludiamo con la musica. Alessandro Bianchi, il nostro, eh, ogni tanto a trovarci a GRP, il nostro esperto di musica, musicista a sua volta, ha spiegato che cosa è successo nel Torino del rock nell'anno che sta per concludersi. Il 2016 in chiave musicale, il rock al centro dell'attenzione. Alessandro Bianchi, speaker radiofonico, cos'è successo nel 2015 sulla scena torinese? E sono successe tantissime cose, molti sono gli artisti che hanno promosso e fatto uscire il prodotto, quindi un uh, loro album, fra questi ricordiamo Daniele Celona, eh, Bianco, eh, Johnny Fishborn eh, in Adar solo. Insomma, sono uscite tantissime cose, tutti prodotti interessanti che hanno girato l'Italia facendo Conoscere ulteriormente la nostra scena. Ecco, com'è cambiata quindi la prospettiva della musica rock? Non è un cambiamento, insomma, il paradigma rimane sempre quello. Il rock significa divertimento, significa eh, distanza da tutto quello che eh, ci circonda, e come posso dire, momento di eh, alternativo eh, durante il quale vivere la propria vita senza troppi pensieri, è una liberazione totale, e rivoluzione. E i nostri artisti portano avanti questo paradigma qua. Torino è una città rock? Assolutamente sì, da sempre. Eh, Torino insomma, sembra quasi banale dirlo tutte le volte, ma è un laboratorio musicale. Sono nate scene, espressioni diverse, eh, momenti musicali estremamente dissimili, ma che hanno portato avanti comunque la nostra città in maniera sempre più importante e sempre più interessante. Pensiamo alla scena metal, pensiamo ai gruppi come in negazione, quanto sono stati importanti per la scena italiana e non solo eh, negli anni 90. Ci sono gruppi emergenti in questo periodo? Bianco, Celona, Levante. Ormai sono delle certezze, ma nel, sono, come posso dire, sono venuti fuori negli ultimi due o tre anni. Eh, per cui, insomma, c'è stato un percorso che per fortuna è stato abbastanza breve nei loro casi. Eh, non sono ancora mainstream, ma credo che negli anni, nei prossimi due o tre anni possano diventarlo. Cosa cambierà nel rock a Torino nel 2016? Ma speriamo che non cambi nulla in realtà, speriamo che ci siano più eh, belle canzoni da ascoltare e gruppi che hanno voglia e il tempo per promuoversi e che abbiano voglia di far casino. Ecco, è difficile promuoversi? Assolutamente sì, mancano gli spazi, eh, manca, mancano i soldi, manca la possibilità di investimento su, sulle giovani band. Per cui eh, uno dopo un po' di tempo si, si annoia a dover suonare perennemente gratis per la gloria. Bisognerebbe riuscire a trovare eh, risorse finanziarie per promuovere anche la bella musica rock a Torino. Concludiamo con eh, dire brevemente come, come si muoveranno i mezzi pubblici durante la notte di Capodanno e insomma in questi ultimi giorni del 2015, il 31 dicembre sarà in servizio dalle 7 alle 3 del mattino la metropolitana, il 1 gennaio invece la metropolitana seguirà il normale orario festivo quindi dalle 7 all'1, mentre appunto il 31 dicembre andrà dalle 7 alle 3 del mattino proprio per permettere un po' ai torinesi di festeggiare. L'inizio del nuovo anno. I bus e i tram, nel, il 31 dicembre i mezzi pubblici saranno tutti in servizio regolare fino alle 20. Nella serata saranno in funzione diverse linee particolari come la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 9, la 10, eccetera. Non ve le cito tutte, naturalmente potrete andare a consultare il sito della GTT. Nelle notti del 31 dicembre, il 1 gennaio, il 1 e il 2 gennaio, il 2 e il 3 gennaio, il 5 e il 6 gennaio ci sarà Nightbuster che collegherà il centro di Torino con la periferia eh, cittadina con Beinasco, Borgaro, Cambiano, Candiolo, Chieri e via via anche tutti gli altri centri della cintura. Questo va aggiunto: che nella sola notte di Capodanno per la rete urbana di Torino verranno rafforzati i passaggi notturni dalle 22 alle 2.30, garantendo un passaggio ogni 30 minuti anziché ogni ora. E poi i servizi turistici, la tramvia Sassi-Superga sarà in funzione tutti i giorni, compreso Capodanno fino al 6 gennaio, i battelli sul Po saranno in servizio tutti i giorni, anche a Capodanno fino al 6 gennaio, l'ascensore della Mole eh, durante i giorni della festività di fine-inizio anno fino al 6 gennaio l'ascensore della sarà sempre in funzione con gli orari allineati a quelli del Museo del Cinema e poi fino al 5 gennaio la linea 7 storica sarà attiva anche nei giorni feriali dalle 9.30 alle 19.30 con, con partenze cadenzate ogni ora, inoltre continuerà a essere in servizio il sabato, la domenica e negli altri festivi con l'unico giorno in cui era stata chiusa era il giorno di Natale. Per le informazioni relative agli orari e ai giorni di chiusura di ogni ufficio GTT aperto al pubblico consultate il sito internet www.gtt.to.it, naturalmente anche per sapere quali sono le linee in funzione soprattutto nella notte di Capodanno tra il 31 e l'1. Questa era l'ultima notizia, naturalmente eh, visto, eh, vogliamo da parte di tutta la redazione augurare ai nostri telespettatori un buon fine e conclusione di questo 2015 e un bellissimo inizio di 2016, naturalmente anche con GRP noi saremo qui ad aspettarvi. Un uomo 39enne residente nel quartiere Borgo Vittoria è stato travolto e ucciso martedì sera da un'auto civetta della polizia, nonostante l'agente alla guida abbia cercato in tutti i modi di evitare il pedone. Il 2015 è stato un anno in cui abbiamo ottenuto risultati più che soddisfacenti in tutti i campi. È positivo il bilancio di fine anno tracciato dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Abbiamo trovato i conti in una situazione disastrosa, ricorda, e finalmente siamo riusciti ad approvare un bilancio vero e trasparente. Il bilancio dell'agricoltura in Piemonte. Un 2015 straordinario per alcune produzioni, spiega Giorgio Ferrero, assessore all'agricoltura per la Regione Piemonte. In particolare è anche un'annata importante perché prende il via il piano di sviluppo rurale. Mille torinesi in difficoltà serviti a tavola da 170 volontari, tra cui il sindaco di Torino Fassino e l'arcivescovo Nosiglia. Per il quinto anno consecutivo è tornato Cena a Mille, l'appuntamento che il Banco Alimentare del Piemonte con la città di Torino dedica ai bisognosi.